Eccoci tornati in diretta, assicurazione del risparmio TV Week, questo è stato un po' insomma, lo slogan della nostra settimana, la settimana dedicata a questi focus, settimane monotematiche. Ricordo che le fonti TV dedica dopo l'emergenza coronavirus, potete visionarlo anche dal nostro sito, questa è appunto è stata dedicata all'assicurazione al risparmio, dall'emergenza alla ripartenza. Quello che vogliamo capire è lo scenario assicurativo del risparmio gestito nel post lockdown, quindi vi consiglio di visitare appunto il nostro sito che tra poco probabilmente vedrete anche inquadrato. Allora, ieri peraltro abbiamo dedicato il pomeriggio anche alla premiazione, i nostri awards con le eccellenze proprio in ambito assicurativo, e io sono molto contenta di ritrovare con noi oggi Alessandra Scotton, Managing Director Yama Consulting. Alessandra, ben trovata. Bentrovati a voi, grazie Manuela. Lo dico perché ieri appunto ci siamo sentite anche per gli awards, per la premiazione, simbolo del fatto che insomma in questo periodo si può guardare al futuro anche con ottimismo, seppur con cautela. Partiamo da qui, ti chiedo, ti do del tuo oggi, è molto più pratico anche perché dobbiamo parlare di tante cose insieme. Dicevo, si può guardare con ottimismo al futuro? Assolutamente sì. Diciamo che è un momento appunto molto, molto unico, almeno per la nostra generazione, perché la pandemia non era una cosa che avevamo vissuto. E quindi è un momento unico, e questo momento unico va visto sicuramente con un grande senso di realtà, nel senso che è inutile nascondersi, ma dobbiamo affrontare delle sfide nuove e diverse, ma anche con forza e con energia, perché come ci insegna anche la storia, come ci insegnano anche i momenti più difficili della vita nostra, ma anche di un intero paese, poi si è sempre trovata la via per uscirne, perché noi come esseri umani fortunatamente abbiamo questo istinto di sopravvivenza che ci connota e ci consente di andare sempre avanti. Ok, perfetto, questo è di ottima, è un'ottima apertura per tutti i ragionamenti che vorrei fare con te. Intanto volevo solo, insomma, leggere qualche spunto dal tuo profilo professionale. Intanto tu sei esperta di sviluppo e cambiamento organizzativo. Io ho sottolineato questi due aspetti proprio perché, insomma, mi sembrano perfetti per questo periodo, sia lato processi che lato persone, proprio per innescare anche in concreto nuovi comportamenti proprio in linea con gli orizzonti, no? Che in qualche modo ci si presentano davanti, e con l'evoluzione del contesto economico, sociale. Più che mai, insomma, se non si può parlare di cambiamento in questo momento, quando si può parlarne? E allora, ti chiedo subito a questo punto come sono cambiati i comportamenti dei clienti. Partiamo proprio da loro, durante il periodo di lockdown, e quindi quale quadro è emerso da questa situazione? Beh, diciamo che siamo tutti un po' cambiati durante il lockdown, no? Il lockdown è stata un'esperienza che in primis ha generato emozioni diverse, sbarrimento, paura, a volte anche angoscia, e tutto questo ha generato ovviamente dei comportamenti diversi. Comportamenti che però si sono connotati anche subito verso alcune linee, no? Perché da una parte ci sono state delle grandi riscoperte, no? Ad esempio la riscoperta della TV tradizionale. Questa cosa forse anche per quei terribili bollettini delle ore 18 che ci tenevano incollati tutti, però il dato interessante è che la TV tradizionale è stata riscoperta anche dai giovani. Infatti i dati ci dicono che i giovani hanno riscoperto questo mezzo, no? Poi abbiamo riscoperto il negozio di prossimità, viva il local, cioè il fatto di magari nel periodo più duro non poterci spostare oltre i 200 metri ha causato in noi la necessità non più di andare magari lontano per cercare le offerte migliori, ma abbiamo appunto riscoperto quello che poteva essere il valore di un rapporto, devo dire anche molto di vicinanza con quello che è il negozio sotto casa. E questa è una grande riscoperta. Un'altra grande riscoperta ovviamente è stata la casa come luogo sicuro, come luogo dove io posso fare delle cose che magari prima non pensavo, innanzitutto lavorare.
E qui cominciamo a entrare nel mondo delle scoperte invece. Una cosa interessantissima sul piano individuale è che abbiamo scoperto di essere tutti molto self-made, no? Perché tutti magari ci siamo dedicati all'attività fisica, all'imparare, che ne so, a cucinare, a fare il pane, tutto attraverso queste lezioni online incredibili. E poi abbiamo scoperto, e qui ovviamente l'impatto è importante, cominciando entrare anche un po' di più nel nostro settore, abbiamo scoperto l'online, l'e-commerce, ha avuto veramente un incremento importante, si parla di 2 milioni di nuovi consumatori online, che ha generato anche di conseguenza l'abbattimento di quello che era un pregiudizio enorme, cioè il pregiudizio di utilizzare i pagamenti digitali, perché c'erano veramente delle resistenze ataviche e spinti dalla necessità, perché è interessante anche capire che questo è frutto del bisogno di soddisfare bisogni vecchi o normali o quotidiani attraverso nuove possibilità, nuovi strumenti. Quindi è stato un momento in realtà di nuovi comportamenti da parte del cliente e di una nuova flessibilità indotta dalla necessità, ma come sempre la necessità è poi foriera di qualcos'altro. Certo, ecco, in realtà appunto noi possiamo dire di essere ormai entrati in una nuova fase di normalità, perché siamo abituati a parlare di cambiamento, questo c'è stato, però insomma ormai ci siamo proiettati, no, verso il futuro, anzi è doveroso proiettarsi verso il futuro, quindi quella che stiamo vivendo è la nuova normalità. Alessandra, non so se insomma sei d'accordo con me, mi piacerebbe capire in questa nuova normalità, chiamiamola così, quali sono le richieste più nuove a questo punto dei clienti, magari poi mi dirai che non sono cambiate più di tanto, però insomma magari entriamo un po' più nello specifico di questo punto. Allora, per quanto riguarda i clienti, diciamo che sicuramente c'è una maggiore sensibilità al concetto di rischio, perché l'abbiamo vissuto da vicino tutti e quindi anche i clienti assicurativi. Cioè, il rischio cosa significa? Significa che io ho vissuto un momento in cui ho capito che rischiavo per la mia salute, per la mia attività, la mia famiglia poteva rischiare se io non c'ero più. Cioè, si è capito, si è vissuto il concetto di rischio e quindi chi ha reagito con più velocità sicuramente ha capito l'importanza dell'assicurazione per coprire questi rischi. Innanzitutto l'assicurazione salute, ma poi anche quella che ti consente di coprire diciamo, i periodi che non puoi lavorare, perché anche questa è una cosa che per quanto riguarda il mondo degli autonomi, dei professionisti, delle piccole e medie imprese, è un impatto molto importante. E poi anche la sensibilità verso la casa, no? La casa che è stata il grande rifugio e quindi l'importanza anche di curarla, la casa e di proteggerla. Sì, Ma no, l'altra no, dicevo, questo è interessante. Prego, 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 Alessandra. grande, diciamo, nuovo comportamento, secondo me, cioè questi sono diciamo, i bisogni immediati che si traducono subito in necessità assicurative. Ma è molto importante sottolineare i nuovi comportamenti a livello anche di comportamenti, diciamo, di approccio, perché è il cliente oggi che è diventato multicanale, perché il cliente ha scoperto altre strade. E quindi questa cosa è molto importante, perché il cliente oggi vuole, secondo me, più che mai poter accedere a qualsiasi tipo di servizio, ma quindi anche al servizio assicurativo, potendo scegliere da dove iniziare e dove finire. Cioè, mi spiego meglio. All'inizio posso volere andare a guardare, a trovare qualche informazione utile online, nei siti. Poi magari voglio ascoltare per telefono o in video addirittura qualche consulenza. Poi magari voglio andare di persona a conoscere quello che potrebbe essere il mio referente. Magari il pagamento lo voglio fare digitale perché mi è più comodo. Attenzione perché questa è una fase importante in cui dare potere al cliente farà la differenza. Potere nel suo senso etimologico, cioè di Certo, dare delle possibilità. assolutamente sì. Ecco, quindi quali sono a questo punto i vostri atteggiamenti, quindi le compagnie in generale, quando si parla di ambito assicurativo, che bisogna tenere proprio a modificare, cambiare nei confronti degli utenti?
Allora, diciamo che tutto il mondo assicurativo deve dare queste possibilità, no? E deve soprattutto, a mio parere, lavorare ancora di più nel rapporto che ha con i suoi intermediari per arrivare al cliente finale con tutte queste possibilità, perché oggi l'impatto maggiore ce l'hanno gli intermediari. E gli stessi intermediari stanno vivendo un momento a volte di positività, ma anche di difficoltà, perché sono usciti anche loro da un momento in cui, soprattutto parlo poi di chi ha organizzazioni importanti, gli agenti, eccetera. Cioè, comunque, come imprenditori, sono anche preoccupati della loro organizzazione perché hanno visto dei momenti di flessione e adesso si spera nella ripresa. Per cui è importante che le compagnie aprano, fluidifichino, facciano il più possibile perché gli intermediari possano utilizzare tutti questi strumenti nel modo più adeguato e con facilità. Le reti da parte loro devono essere capaci di reagire, di imparare, di essere supportate in questo cambiamento con grande forza. E andando oltre alcuni magari pregiudizi o stereotipi che vengono agiti, cioè ok, il contatto umano è un contatto perché noi abbiamo reti, soprattutto nel mondo agenziale, reti un po' diciamo âgée, un po' medio-alte di età. Ecco, il Sì. contatto umano è chiaro che è il contatto preferito anche per una sorta di fiducia che si crea immediatamente, ma ad esempio il contatto video è altrettanto empatico. Studi ci dicono che comunque vedere il viso di una persona ci dà la possibilità di entrare molto più in relazione rispetto magari adesso a vedersi in un ufficio con la mascherina. Ah beh, certo, se pensiamo all'incontro effettivamente contemporaneo, cioè con la mascherina a distanza, senza la possibilità neanche di stringersi la mano, per intenderci, e allora forse sì, no? Si riesce di più a comunicare. Oppure banalmente prima magari si parlava solo al telefono se non c'era la possibilità di incontrarsi, invece adesso c'è proprio il mezzo del video che rende tutto un pochino più smart da una parte e più intenso dall'altra. È vero, questo è molto interessante, ma quindi ovviamente anche tra compagnie, reti di vendita e poi vabbè, i clienti finali c'è questo rapporto a distanza. Credi che si evolverà in qualche modo particolare? Cioè, avete stabilito come potrebbe inserirsi poi in un contesto che si presume diventerà anche normale se pensiamo alla normalità di un tempo, no? Quindi cominceremo a vederci di nuovo, però ci saranno entrambe le possibilità. Ecco, diciamo che questo è il momento, di fare veramente squadra e rete, ossia che tutti dobbiamo andare dalla stessa parte, no? Cioè, le compagnie, anche accelerando, diciamo, la digitalizzazione, devono stare attenti che poi la rete li segua in maniera adeguata e non siano, diciamo, fermi o non siano in difficoltà per qualche motivo, se lo sono, cercare di supportarli, in modo che ci sia veramente una vera sintonia, una nuova alleanza, per essere coerenti nella comunicazione, nelle modalità di rapporto col cliente finale. Perché il cliente finale, volevo anche aggiungere questo, Sì. Oggi è più che mai concentrato sui valori fondamentali. Cioè, noi siamo in questo momento molto concentrati su quello che vale in assoluto. Quindi ci aspettiamo, dai nostri interlocutori, quindi anche dai nostri interlocutori assicurativi, molta serietà, professionalità e coerenza di comunicazione. Quindi se io, traduco in maniera magari anche banale, ma se io trovo una determinata comunicazione, una determinata offerta che mi viene sponsorizzata, via sito online, mi arriva via social e poi non trovo, diciamo, nel mio referente intermediario, linea, diciamo, coerenza o allineamento su questo, ecco, mi faccio delle domande, perché oggi il cliente pretende molta, molta serietà e coerenza. Quindi è Certo. importante che ci sia un patto di fiducia tra compagnie e le proprie reti, che lo sono l'asset portante, perché abbiamo capito anche io questa settimana ho seguito con molto piacere i vostri, diciamo, tutte le vostre dirette e capiamo anche da vari punti di vista, da vari anche ruoli diversi, sia nelle compagnie,
che appunto in altri settori, quanto sia importante creare un momento di fiducia. È stata una parola molto usata, ho notato, ma la fiducia in primis deve essere tra chi produce, chi fa i prodotti, chi mette nelle possibilità la propria rete di vendere e chi è lì in prima linea che ci mette la faccia. Certo, assolutamente sì. Beh, poi insomma è vero, forse magari si usa un po' troppo la parola fiducia, però quando parliamo di soprattutto di ambito assicurativo, la reputation è la cosa fondamentale, anche questo l'abbiamo ripetuto molto questa settimana, quindi ancora di più si lega al concetto della fiducia. E poi ottimo anche questo aspetto, cioè il fatto che con la paura che abbiamo vissuto in questi mesi, adesso tutti noi da cittadini anche, poi ancora di più quando si parla appunto di ambito assicurativo, chiediamo garanzie, chiediamo sicurezza, vogliamo essere certi che la persona con cui parliamo ci possa dare appunto tutto questo. Siamo, Alessandra, insomma, per cominciare a tirare un po' le somme, in un momento di instabilità totale, questo non lo possiamo nascondere, ma abbiamo anche detto di evoluzione. Quindi, insomma, come si combinano le due cose, se dovessi chiederti in un lungo periodo, insomma, quale evoluzione ci si aspetta, anche partendo da una sorta di instabilità, attuale? Allora, è importante capire che noi tutti, e quindi anche i clienti, sono in una sorta, diciamo, di sindrome, la chiamano la sindrome della capanna o del prigioniero, di psicologi, cioè abbiamo ancora un po', siamo ancora un po' in semi-lockdown mentale. Perché chiaramente chi più chi meno, no? Se voi anche così nella vita di tutti i giorni parlate con le persone, molti non stanno pianificando quasi nulla, non pensano alle vacanze, cioè c'è un momento come di attesa, un po' anche perché stiamo un po' aspettando cosa succederà, sia a livello della pandemia, forse questo un po' meno, ma anche soprattutto a livello economico. Allora, in questo momento, secondo me, è importante che come aziende, come compagnie, come intermediari, ci si concentri, diciamo, su colmare i gap organizzativi, digitali, cioè si faccia un punto della situazione, si rivedano i propri portafogli, c'è cioè un momento in cui facciamo, come dire, sfruttiamo questo momento per adeguarci ed essere pronti alla ripresa che ci sarà. E in tutto questo ci deve essere ovviamente la voglia e l'energia di guardare avanti, proprio per i discorsi che facevo prima, perché il cliente è più esigente, vuole una multicanalità, la vuole lui perché vuole decidere lui e quindi sarà molto importante adeguarsi a queste richieste e utilizzare i nostri clienti, quelli affezionati, come ambassador delle nostre capacità, perché adesso più che mai il marketing del passaparola è potentissimo, perché tutti noi appena troviamo qualcuno, qualcosa che ci soddisfa veramente, siamo più pronti di prima a testimoniarlo, a dare un buon consiglio ai nostri amici, ai nostri conoscenti, perché comunque a tutti capita, no? Anche poi che sì, vengono chieste anche così un po' dei consigli Beh, su cosa fare. certo, soprattutto in un momento in cui appunto le relazioni si sono un po' modificate e interrotte, ancora di più quando c'è qualcosa che non va si tende subito a segnalarlo, anche perché è vero, in psicologia la definiscono la sindrome della capanna, però c'è anche tutto il tema più economico rispetto al fatto che chiaramente si ha paura, no, di pianificare perché si ha paura che i nostri soldi non bastino, che il nostro lavoro possa in qualche modo interrompersi, che ci possano essere ulteriori scossoni perché sappiamo che lo scenario macroeconomico, visto che non ne parliamo tutti i giorni, è quello che ci raccontano, insomma, le statistiche, ma se non vogliamo fidarci delle statistiche basta proprio respirare, no? L'atmosfera che c'è in giro e quindi risulta difficile, è ancora più difficile fidarsi, torniamo su questa parola. Quindi giustamente tu dici anche questo aspetto interessante, i nostri usuali clienti fungono un po' da ambassador, quindi da testimonial, no? Rispetto al vostro operato e qui domanda abbastanza scontata, la prospettiva invece verso le nuove acquisizioni, cioè come pensate di inserirvi voi all'interno poi del tam-tam, no, che si viene a creare per cercare di far comprendere il vostro messaggio?
Allora, beh, noi diciamo che supportiamo le compagnie, le reti in questa possibilità di attrarre nuovi clienti, di mantenere, perché c'è anche questo tema importante, di mantenere i clienti, diciamo, che già abbiamo. E quindi noi cos'è che cerchiamo di aiutare in questa fase, soprattutto le reti, a essere comunque presenti e proattive. Allora, mi piace ricordare che qualcuno, lo ricordava prima il dottor Lamola nel precedente Tavola Rotonda, Sì. molti agenti sono stati aperti sempre. Qualcuno a me ha detto: io ero aperto, io e la farmacia. Cioè, questa cosa è molto importante perché in un momento in cui sembravano tutte le porte chiuse, dare questa disponibilità e questa flessibilità è fondamentale. Ecco, quindi per attrarre anche nuovi clienti bisogna informare, essere aperti sia fisicamente ma anche mentalmente e utilizzare tantissimo i propri clienti in questo momento come ambassador. Lo ripeto, perché non ci sono, diciamo, formule magiche, no? Al di là poi di consultare ovviamente i siti, perché una cosa che sicuramente è successa e si è vista anche nella consultazione dei siti di comparazione è che abbiamo avuto anche più tempo tutti di guardare, no? Quindi abbiamo guardato i siti di comparazione, abbiamo cercato qualcosa in più, ci siamo più dedicati a queste attività. Però nelle cose che io reputo più importanti, cioè la protezione, quindi parliamo di protezione della salute, di protezione della propria attività, dei propri cari, eccetera, ecco, lì è fondamentale che qualcuno in qualche modo mi aiuti a comprendere che faccio un investimento vero sulla mia sicurezza e la sicurezza dei miei cari. E avere esempi, diciamo, positivi, che mi raccontano un'esperienza di valore, questo è fondamentale. Quindi curare i clienti tantissimo, perché sono veramente i nostri ambassador. D'accordo, allora quasi in conclusione Alessandra, però mi piacerebbe che facessimo una sorta di riassunto di quello che è emerso in questa tavola rotonda, che poi è stata in realtà un'intervista tra me e te, no? Perché parliamo di nuove strategie. Quanto bisognerà lavorare affinché, a tuo parere, il mondo assicurativo e quindi anche il rapporto con i clienti comprenda poi le nuove esigenze e anche il nuovo modo di operare, no? Questo un po' sempre proiettandoci al futuro. Proiettandoci al futuro, allora la cosa importante è ricordare che la pandemia è stata un'occasione di rimodellamento sociale, direbbero gli studiosi, cioè abbiamo assunto nuovi modelli. Noi vivevamo come nel dopoguerra, con un modello vecchio, un modello dei nostri padri. Adesso tutto sta cambiando, lavoro, consumi, eccetera. Allora, cos'è il bello di questo? Sicuramente in questi momenti nel rimodellamento sociale ci sta l'apertura al nuovo, cioè facciamo cose diverse, nuove e quindi ci siamo aperti alla flessibilità. Ecco, è qui che le strategie devono essere molto molto forti, cioè cerchiamo di cogliere questo momento per dare ai clienti quello che chiedono, perché sono più aperti e più sensibili. Quindi le strategie sono sicuramente per le compagnie di investire nella propria rete e nell'offerta che sia flessibile nelle sue caratteristiche, in una rete che sia professionale, come spesso lo è, ma capace appunto di utilizzare tutti gli strumenti. Quindi non pensate, cioè io vedo molte volte che quando vengono introdotti nuove modalità, come dire, si è più concentrati sul fatto che lo strumento funzioni piuttosto che il comportamento di chi lo deve utilizzare si modifichi. Ecco, stiamo molto attenti perché c'è bisogno di tanto supporto e noi facciamo molta formazione in questo perché tutti gli strumenti di cui dotiamo la nostra rete siano veramente acquisiti e soprattutto che sia capito il motivo, il perché è importante usarli, perché questo è fondamentale perché ci siano cambiamenti di medio-lungo periodo. Ecco, Quindi è sì. una fase che io vedo molto per chi saprà investire molto su questo. Ecco, sì, poi il tema formazione, insomma, anch'io mi auguro, l'abbiamo detto anche in altre occasioni, che l'attenzione si possa concentrare proprio su quello, no? Il tema formazione è sempre un po' lasciato ai margini.
E magari la volta buona, mettiamola così, perché effettivamente ce n'è bisogno, non solo nel nostro paese, chiaramente, ma noi dobbiamo fare i conti con quello che ancora ci manca. Io direi che abbiamo detto le cose fondamentali. Io mi auguro, Alessandra, di trovarti al più presto per altri approfondimenti, anche magari tra un pochino, per capire un po' quale primo bilancio si può fare rispetto a questo nuovo modo di operare. Quindi io ringrazio Alessandra Scotton, Managing Director di Ama Consulting. E grazie per essere stata con me anche Grazie oggi. Grazie, grazie a te. Grazie a tutti, eh. e buona Grazie. giornata, grazie a voi. Dunque, chiudiamo per il momento il nostro live. Io vi ricordo che nel pomeriggio dalle 14 in avanti riprendiamo con la lettura dei mercati, vi terrà compagnia Giacomo Iacomino, quindi fino alla chiusura andremo avanti con ospiti. Insomma, che si concentreranno anche sulle vostre richieste. Oggi pomeriggio ci sarà Carlo Vallotto, ci sarà Antonio Landolfi, quindi cercheremo di seguire realmente cosa accade nei mercati il pomeriggio con l'apertura di Wall Street che diventa ancora più importante. E adesso vi lascio in compagnia del nostro format Parola al Direttore con la nuova intervista al direttore di Libero Vittorio Feltri e poi, ripeto, altri approfondimenti per tornare sui mercati più tardi. Grazie per essere stati con noi fino a questo momento.